I could be in there. Adesso un'altra esibizione di danza classica sulle musiche del famosissimo repertorio classico Il Corsaro. Ballerà l'allieva Laura Panebianco, diplomatasi in danza classica nell'anno accademico 2009-2010. La coreografia è stata curata dai ballerini professionisti Olti Shakiri e Maria Teresa Costantini. Signori e signori, Laura Panebianco. Thank you.
per te. Allora, io chiamo sul palco anche Antonella, perché anche per te ci sono delle parole di stima e di affetto e di incoraggiamento. Mettiti alla mia destra. Innanzitutto c'è il bacio dell'insegnante, i fiori. Noi abbiamo diverse comunicazioni per te. La prima appunto è di Antonella, che ti dice: il tuo sogno sta continuando a vivere. Purtroppo sei lontano dai tuoi affetti, dalla tua famiglia, dalla tua scuola, e questo comprendo non sia facile, perciò ci tenevo a dirti che ammiro ciò che tu stai facendo e sono fiera di te, ma soprattutto sono fiera del fatto che nonostante tutto stasera sei qui a danzare per noi. Grazie di cuore, la tua insegnante Antonella. Fermo Dylan, non te ne andare. Abbiamo anche un'emozionante lettera da parte dei tuoi genitori. Non ti spaventare, vieni qui al centro. Venga, tutti mi sfuggono, neanche avessi una mitragliatrice. Allora, ti scrivono i tuoi. Secondo Carla Fracci, la danza, non spiare, è una carriera misteriosa che rappresenta un mondo imprevedibile e imprendibile. Le qualità necessarie sono tante. Non basta soltanto il talento, è necessario affiancare la grande vocazione, la tenacia, la determinazione, la disciplina e la costanza. Ebbene, caro Dylan, secondo noi queste sono qualità che tu hai dimostrato di avere. Sono già 2 anni che sei andato via da casa. Tutto è incominciato a Riccione nell'agosto del 2010, quando il coreografo Alex Azzewi, ora il tuo maestro, durante degli stage ha conferito una borsa di studio per entrare a far parte della sua scuola professionale di danza a Modena. Da quel momento la tua e la nostra vita sono cambiate. Hai lasciato i tuoi amici, la tua scuola, il tuo paese per inseguire il tuo grande sogno, la danza. Sicuramente sono stati 2 anni non facili per te. Avevi solo 16 anni e per questo il maestro Azzewi ti ha considerato la mascotte del gruppo. I primi tempi hai sofferto tanto, sia fisicamente che moralmente, e spesso hai pianto per la stanchezza. Noi, caro Dylan, abbiamo pianto con te. Hai lottato e stai ancora lottando, ma i frutti non hanno tardato. Tanti sono stati finora i concorsi vinti e i riconoscimenti ricevuti come miglior protagonista. Da poco hai avuto il tuo primo incarico di insegnante a Bologna e il maestro Alex ti ha inoltre chiesto di far parte della compagnia di danza giovanile che sta formando. Non è cosa da poco, perché hai solo 18 anni. Il tuo percorso è ancora lungo e difficile, ma la tua forza di volontà e il tuo amore incondizionato per la danza ti porteranno lontano. Noi come genitori ti siamo e ti saremo sempre vicini. Insieme lotteremo e gioiremo per realizzare il tuo sogno di vita. Per questo stiamo organizzando per te, nel corso del prossimo anno scolastico, un viaggio a New York per farti frequentare degli stage a Broadway che da te tanto desiderati. In ogni caso ricordati che sei il nostro più grande orgoglio e che mamma, papà e Simone ti vogliono tanto, tanto bene. Hanno detto tutto loro. Grazie anche a queste famiglie appunto che incoraggiano e sostengono questi giovanissimi ed eccezionali talenti. Un applauso per Dylan Zuccarelli, emozionatissimo. Prego, prego. Allora, noi andiamo avanti perché sto... What you saying, guys? You're gonna forget. Tango. Salsa. I'm gonna make you mine.
Teresa Cappanelli, accompagnata dal ballerino professionista Giuseppe Greco. La coreografia, la cura e la collaborazione di tutto e in tutto è dovuta al grande impegno settimanale di Giuseppe Greco, ma soprattutto dell'allieva Teresa Cappanelli. I due ballerini, infatti, in ogni settimana hanno svolto un duro e sacrificante lavoro. Io, prima di vederli ballare e lasciarvi alla gioia della contemplazione di questo duo, chiamerei un attimo Teresa sul palco, perché ci sono delle parole di affetto e di stima anche per lei. Ah, eccola qui, Teresa. Un applauso per Teresa, splendida nel suo tutù. So che c'è anche una lettera da parte tua per Antonella, quindi chiamiamo la controparte Antonella di nuovo sul palco. Allora, ti leggo ciò che scrive prima Teresa per te. Anto, non riesco a trovare le parole per descrivere questo momento atteso fin da quando, per la prima volta, i nostri piccoli pagliacci, un applauso a questi bambini che sono piccolissimi, sono ordinati e perfettamente coordinati. Ecco, adesso hanno raccolto tutto, possiamo andare avanti. Cambiamo completamente il genere. È il momento di un'esibizione molto più ritmata, coinvolgente, è appunto una danza caraibica che viene eseguita da un duo. Si tratta degli allievi Aldo e Martina del Centro Studi Art Dance di Saracena. La coreografia è di Francesco Valente. Musica.